Tre giorni di buio assoluto e di completo blackout su tutta la Terra, appena prima del Natale per colpa delle tempeste solari. Questa predizione, con il consiglio di fare provviste e non uscire di casa perché potrebbe essere molto pericoloso, è stata attribuita nello scorso ottobre al direttore della NASA, l'ente spaziale americano, che ne avrebbe parlato in un video che ha fatto rapidamente il giro del mondo via internet. Solo che nel video, apparso già qualche anno fa, l'astronauta Charles Frank Bolden si limitava a dare dei generici consigli di protezione civile, senza alcun riferimento ad eventi apocalittici, che invece fanno da sfondo a tutte le varie forme in cui la profezia dei tre giorni di buio è stata divulgata da secoli, tanto da presunti santi e beati molto conosciuti, quanto purtroppo da presunti mistici legati al New Age e al paranormale, o perfino attribuita a chi non l'ha mai annunciata, come per esempio Padre Pio. Provando a fare un po' di chiarezza, l'origine della profezia verrebbe attribuita alla beata senese Anna Maria Taigi, una splendida figura di sposa e di madre cristiana, morta a Roma nel 1837, un modello di pazienza e di carità che fu terziaria dei trinitari e ricevette in vita molti doni mistici. Ma nei suoi scritti questa profezia non l'abbiamo trovata e viene smentita anche dalla postulazione generale. Su internet invece questa previsione fa il giro del mondo. Ecco cosa dice questa falsa profezia. Dio manderà due castighi, uno sarà sotto forma di guerre, rivoluzioni e altri mali, avrà origine sulla terra, l'altro sarà mandato dal cielo, verrà sopra la terra l'oscurità immensa che durerà tre giorni e tre notti, nulla sarà visibile e l'aria sarà nociva e pestilenziale. Durante questi tre giorni la luce artificiale sarà impossibile, arderanno soltanto le candele benedette. Durante tali giorni di sgomento, i fedeli dovranno rimanere nelle loro case a recitare il rosario e a chiedere misericordia a Dio. Tutti i nemici della Chiesa, visibili e sconosciuti, periranno sulla terra durante questa oscurità universale, eccettuati soltanto quei pochi che si convertiranno. L'aria sarà infestata da demoni che appariranno sotto ogni specie di orribili forme. Dopo i tre giorni di buio, San Pietro e San Paolo designeranno un nuovo Papa. Allora il cristianesimo si diffonderà in tutto il mondo. Dopo di lei si attribuisce questa profezia su internet anche a San Gaspare del Bufalo, Santa Faustina Kowalska, le beate Maria di Gesù Crocifisso, Elisabetta Canorimora, Elena Aiello e la mistica Teresa Musco avrebbero usato espressioni simili. I postulatori di questi santi anche loro affermano che negli scritti nulla c'è a questo proposito. Se leggiamo con attenzione la Bibbia troviamo passi molto più antichi della profezia citata che alludono a periodi di buio per annunciare la fine del mondo e l'avvento del regno di Dio. Così nei profeti Isaia, Ezechiele, Gioele e Sofonia. Gesù stesso nel Vangelo di Marco e di Matteo e il libro dell'Apocalisse parlano dell'oscuramento del sole prima della fine dei tempi, segno della luce di Dio che viene meno per chi ha scelto di restare nelle tenebre eterne. Inoltre, sempre nella Bibbia, stavolta nel libro dell'Esodo, troviamo pure il racconto di una profezia dei tre giorni di buio già realizzata, quando Mosè annuncia al faraone le famose piaghe dell'Egitto, tra le quali appunto tre giorni di tenebra prima della morte dei primogeniti, dopo la quale il popolo di Israele sarà finalmente lasciato libero. Il fatto dunque che delle persone sante usino un linguaggio biblico non deve far paura e tantomeno indurre a facili strumentalizzazioni o ad amplificazioni. Il Sole, secondo gli scienziati, dovrebbe avere energia sufficiente per altri 4 miliardi di anni circa. Ciascuno di noi finirà la sua vita molto prima e anziché pensare a quali candele benedette procurarsi per poter vedere durante i tre giorni di buio, farà meglio a prepararsi bene all'incontro con Cristo.